Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torno con un video, come avete potuto leggere dal titolo, in cui faccio un'analisi, finalmente, nuovamente, del mondo della telefonia, delle telecomunicazioni. Questo dovuto a una news che è arrivata un paio di giorni fa che riguarda Sky. Come ben ricordate, verso la fine del 2018 è apparsa la notizia che Sky, la nota azienda di contenuti televisivi a pagamento pay TV, sarebbe entrata anche nel mercato italiano, come già è in Inghilterra, come operatore di telefonia mobile. Nel caso italiano, operatore di telefonia mobile virtuale. La cosa interessante che era di Sky Mobile per il mercato italiano è che avrebbe fornito servizi di telefonia mobile non appoggiandosi a un solo operatore, ma bensì due, quindi una maggior qualità delle performance di rete. Ci è voluto un po' di tempo per definire questo progetto ed è ancora in corso di definizione. Si è rimandato di trimestre in trimestre perché andava definito il nuovo amministratore delegato e quindi di Sky e quindi le relative strategie di Sky, anche per quello che era il progetto telecomunicazioni. Sky è presente nel mercato britannico con Sky Mobile, che offre anche pacchetti che includono i contenuti della Pay TV e anche la possibilità di prendere un device, uno smartphone. Però notizia di 2 giorni fa è che Sky ha deciso di rivedere un po' quella che è la sua entrata nel mondo delle telecomunicazioni. Nuova data è quella del primo trimestre del 2020, quindi si è spostato ulteriormente di un trimestre, ma entrerà nel mondo della telefonia fissa, o meglio della connettività, siglando 2 accordi. Uno l'aveva già siglato con Open Fiber perché appunto il suo progetto era quello di entrare nel mondo delle telecomunicazioni anche con il fisso, con Open Fiber, ma ha trovato un accordo anche con Fastweb. Fastweb, che è un'azienda con la quale collabora da tantissimo tempo perché è da anni che chi sottoscrive un abbonamento con Fastweb ha la possibilità di siglare anche l'abbonamento con Sky a delle condizioni particolarmente agevolate. Quindi una nuova data, quella del primo trimestre del 2020, per avere un'offerta di telefonia fissa, o meglio di connettività legata anche alla telefonia fissa. Ovviamente ci saranno le offerte convergenti con quello che è il mondo Sky, quindi non solo la possibilità di sottoscrivere Sky con partner esterni, Sky è arrivata su quasi tutte le piattaforme, anche del mobile, basti pensare a Vodafone, basti pensare a TIM. Proprio nella piattaforma TIMvision sono stati inclusi 4 canali Sky, Sky TG24, Sky Sport 24, Sky 1 e Sky Arte, ma la possibilità di fornire direttamente quella connettività, quella fibra che serve per fruire della visione dei contenuti Sky, come ad esempio Sky Q Fibra. Io reputo che la scelta sia stata particolarmente ponderata, visto che hanno valutato che in questo momento entrare nel mercato della telefonia mobile in Italia è alquanto delicato. Nel 2018 abbiamo visto l'entrata di Iliad, che ha spaccato quello che è il mercato e sostanzialmente ha diviso le offerte in due target di clientela, quelli non particolarmente esigenti, come ho sempre detto, e quindi vanno nel range di offerte che vanno dai 5,99 € ai 9,99 € con giga dai 50 ai 70, in alcuni casi anche 100, minuti limitati, SMS limitati e basta così, al massimo con Iliad delle chiamate verso l'estero incluse e stesse condizioni ovviamente in roaming europeo, ma poi basta, non ci sono
personalizzazioni o anche possibilità di grandi performance di connettività. Ovviamente si ha una connettività fino a 50-60 mega, ma poi basta. E dall'altra parte il massimo delle performance con gli operatori, chiamiamoli tradizionali, con costi ovviamente più elevati. Abbiamo visto quelle che sono le offerte Infinito di Vodafone, Infinito, Infinito Gold, Infinito Black, che hanno una serie di contenuti oltre al illimitato, ma in base alla fascia, un certo tipo di banda a disposizione e soprattutto dei contenuti extra e anche la possibilità di utilizzare senza pensieri la propria offerta all'estero, fuori dai confini europei. Sostanzialmente, se analizziamo quelle che sono le offerte di tutti quanti gli operatori di telefonia mobile e ci concentriamo in questo caso sulle low cost, e possiamo prendere anche operatori come sono Poste Mobile, Rabona Mobile, Coop Voce o altri, vediamo che le offerte partono da 3,99 € per 10 giga per poi andare a crescere. Quindi, anche ipotizzando un ingresso di Sky anche come operatore mobile virtuale, possiamo capire che o doveva puntare su un'offerta integrata mobile contenuti di Sky, oppure sarebbe stato particolarmente difficile imporsi in questo momento sul mercato, visto che comunque in un anno e mezzo Iliad ha conquistato oltre 4 milioni di clienti con offerte che sono andate dai 5,99 € ai 7,99 €. Escludendo l'offerta, quella solo voce ed SMS, che è 4,99 € che è ancora possibile sottoscrivere. Penso che i tempi saranno maturi in futuro, penso nell'arco di un altro anno, quando si sarà sgonfiato l'effetto Iliad e l'effetto di tutti quelli che vanno dietro a Iliad, perché sostanzialmente dopo Iliad non è entrato nessun altro sul mercato, escludendo O-Mobile, che comunque è un'operazione commerciale di contrattacco di Vodafone a Iliad, perché sappiamo bene che O-Mobile è la low cost diretta di Vodafone, ma sostanzialmente il mercato della telefonia mobile si è stagnato in questa fascia, d'accordo? Quindi una fascia da una parte di low cost, come ho detto, e un'altra fascia di medio-alto spendenti, quindi si è diametralmente diviso un mercato e attualmente non ci sono particolari margini per entrare sul mercato. Oggi le aziende di telefonia del mobile si concentrano su soprattutto quello che è la performance della propria rete, e dall'altra parte quelli che sono i contenuti a valore aggiunto. Parlo per gli operatori tradizionali. Gli operatori low cost, quelli sono i costi, quelle sono le offerte, non ci discostiamo tanto. Devo riconoscere che Poste Mobile sta facendo un'ottima operazione, che è quella, sottoscrivi oggi un'offerta con giga e un determinato costo, più tempo stai con me, più ti abbasso il costo, ovviamente di un paio di euro nell'arco di un anno, e ti aumento i giga fino a 100 giga a disposizione, di cui già ho parlato in qualche video fa. La trovo un'operazione particolarmente azzeccata per una low cost, perché Poste Mobile è un virtuale low cost. La trovo particolarmente azzeccata perché sostanzialmente è quello che vanno cercando gli utenti di telefonia mobile. Le grandi, come ho detto, performance di rete si concentrano, il valore aggiunto, la possibilità di personalizzare e
un occhio di riguardo su quelli che possono essere dei piccoli benefit. Quindi si sta con un operatore da un anno e mezzo, oppure programmi di fidelity come Happy Black, che è vero che si paga di Vodafone, che è vero che si paga 1,99 € al mese, ma fornisce una serie di scontistiche a chi interessa, particolarmente interessanti, oppure fornisce mesi gratuiti di fruizione di servizi come Tidal, oppure un voucher per Now TV. Insomma, ci sono c'è un riconoscimento dello status di cliente dando un omaggio. Non è da poco, anche perché se Vodafone fornisce per 6 mesi un ticket di Now TV, quel ticket comunque ha un controvalore intorno ai 5 € al mese per 6 mesi. 6 per 5 fanno 30, quindi è un controvalore che se si fosse voluto sottoscrivere con Now TV era di 30 € per 6 mesi, quindi roba non da poco, visto che oggi si consumano serie TV come se fosse pane. Lo trovo particolarmente interessante. Io sono stato da quelli che è riuscito a beneficiare di questa promozione, di questo cadeau, di questo regalo. Fatemi sapere cosa ne pensate di quello che vuole fare Sky con l'offerta sulla telefonia fissa. Ho detto probabilmente partirà nel primo trimestre del 2020, anche se penso che forse posticiperà un altro poco. Quindi l'offerta Sky Mobile viene messa nel cassetto, probabilmente forse verso fine del 2020 o inizio del 2021. Poi siamo stati anche abituati che nel mondo della telefonia, delle telecomunicazioni, tutto cambia in continuazione, quindi potrebbe anche essere che una mattina in Sky si sveglino e dicano: ok, partiamo con la telefonia mobile, visto che comunque tecnicamente gli accordi già ce li hanno e comunque già hanno degli archi di numerazione assegnati, quindi tecnicamente potrebbero entrare sul mercato anche domani mattina se avessero le SIM e attivassero il tutto, però in questo momento non vogliono, si vogliono concentrare su un'offerta convergente banda larga con Open Fiber e Fastweb e i loro contenuti pay TV, quindi il calcio, il cinema, Europa League, Champions League e tutto quello che viene attorno. Io vi ringrazio, se avete trovato questo video interessante, vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace. Ci vediamo al prossimo video e sta arrivando Natale e fa anche un po' freddino. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!